Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Vabbè però, no, aspetta, ma iniziamo con i messaggi già brutti, no. C'è gente che mi ha chiesto anche su Instagram, ma dove si compra Blasters 2? Ragazzi, non si compra. Non si compra Blasters 2. Cioè, si può comprare, ma non la patch. La patch ITA no. Non si trova Yo-Kai Watch Blasters 2 italiano, si trova solo giapponese. E poi se ci mettete la patch potete giocarlo italiano, come andremo a vedere adesso. Abbiamo già un file, l'ho giocato perché era quello che ho fatto, quei 2 minuti che ho fatto vedere nell'anteprima, però l'ho giocato tutto, l'ho giocato il primo capitolo per capire un po' come andava fatto. No, non sto giocando con la schedina, sto giocando con una ROM, anche se il gioco originale ce l'ho, non voglio aprirlo. Non mi va di aprirlo, solo per quello. Uscirà Yo-Kai Watch 4? Sì. No, non lo so. Non è sicuro che esce Yo-Kai Watch 4, Samuele. Io ho detto che esce un gioco... Stanno traducendo un gioco level 5. Bene. Non so quale. Sceglierò un nome simile al mio. È Long, perché è un meme. No, non sto usando Citra, ma sto usando 3DS. Perché mi piace giocare sulla console per il quale il gioco è stato programmato. Tranne retro gaming, che non ho voglia di spendere centinaia di euro per recuperare alcuni giochi. E poi dopo... I Blasters in pericolo. Io ho messo notifica di sfratto come titolo. Il gioco originale come l'ho acquistato? eBay. 63 euro per tutti e due. Allora, leggo o non leggo i testi? In teoria non avrei voglia di rigiocarmi il gioco 3 volte. Questa sarebbe la seconda. Perché vorrei portarlo anche sul canale come serie, modificando ovviamente le live. Quindi qualcosa leggo, qualcosa no. So già cosa leggere nel primo capitolo e cosa no. Quindi ce la facciamo. Tra soli 10 giorni dovremmo sloggiare dalla base Blasters. E chissà perché. Cosa sarà mai successo? Ma che miavolo! Per 1000 giravolte non è possibile. Questo vuol dire che non avremo più la possibilità di stare qua. Ne appassano a sbatterci fuori. Non avremo un posto dove mangiare, che è quello che interessa a G-Banyan solamente. Vorrei proprio sapere dove ho sentito questa notizia, Whisper. G-Banyan conti fare conti dopo. E questa cosa è un po' strana, e ora vi spiego anche perché. Uno dice, con te farò i conti dopo, G-Banyan. E sembra, no, che Whisper sappia che G-Banyan ha fatto qualcosa di strano. Ma tranquilli, mo ci arriviamo. Guardate qua, questo è il contratto che Nevina firmò a tempo con la padrona di casa. Quindi dov'è il problema, gna? Te lo dico subito, mio caro, guarda la scritta in basso. 10.000 euro da pagare entro la fine dell'anno, altrimenti liberare l'edificio. Capite? Il contratto non mente. Caspita, sembrano davvero tanti soldi. Poco fa ho ricevuto una telefonata dalla padrona di casa. Non la vedevo in viso, ma sentivo chiaramente che fosse sollevata. Mi ha detto che vuole fare dell'edificio il nuovo karaoke di New Yo-Kai City. Shock! Ho pensato che fosse impossibile, ma dopo aver guardato il contratto,
Quindi è tutto vero? Ma un attimo, questo non è lo stesso contratto firmato da Nivina. Ma certo che è lo stesso contratto. Quando vuoi davvero essere divertente, Whisper? Aspetta un attimo, Gibanyan. Questa firma da dove viene? Non sembra essere la stessa che usa Nivina. Come sanno la vista telescopica. Beh, se non è la sua, allora chi è stato a farla? Oh no. Un attimo, Gibanyan, non avevi firmato un contratto tu? Poi ha quella vocina stridula. Gibanyan che firma un contratto, questo voglio vederla. La domanda è, se perché Yo-Kai Watch 4 l'hanno fatto per Switch e questo per 3DS, perché non restavano su Switch? Ah. Perché questo è uscito nel 17. Yo-Kai Watch 4 nel 19. C'è nessuno? No, non c'è nessuno, via! No, è la padrona di casa e ne viene appena uscita. E questo significa che non bisogna mai lasciare i bambini a casa da soli. Oggi è l'ultimo giorno del mese? Mi era completamente passato di mente e ne viene fuori! Sì. Cari Blasters, mi pare di capire che vi state trovando a vostro agio qui. Sembra che non vi manchi niente, tranne pagarmi l'affitto, non credete? Gibanyan è un bimbo di testa, sì, assolutamente. È un po'... ingenuo, è un po' sciocco, però non è cattivo di cuore. Ecco, il denaro è sul tavolo di Nevina, signora padrona di casa. Bene, vattrappià. Vediamo un po' se è tutto quanto a posto. Però una che lascia i soldi in quella maniera sul tavolo? Questa non è la cifra che avevamo concordato per l'affitto? Mancano 100 euro ancora, non dirmi che non li avete? E non si agiti, andremo in missione e glieli porteremo. In fondo 100 euro non dovrebbero poi essere così tanti, giusto? Se non pagate sarò costretto a cacciarvi da questo posto. E io che pensavo che voi Blasters foste in gamba. Per quale motivo ho affittato un posto così bello a gente come voi? Ah, accidenti, sono davvero caduto in basso fino a questo punto. Io vi do la mia fiducia e questo è il vostro modo di ripagarmi? Patetici. Però ora mi chiedo, dove si allenavano prima i Blasters, quando era la squadra di Sergente Quadro? Non era lo stesso posto, alla fine? Quindi è sempre andato bene. È un po' strano. Oh, andiamo! In fondo una parte dell'affitto l'abbiamo già adesso. Perché si agita? Le assicuro che a breve le pagheremo l'affitto completo. Anzi, sa cosa le dico? Riusciremo a restituirle 100 volte tanto, garantito. Se entro un anno non avremo i soldi necessari, sarà libera di cacciarci. Ehi, non usare quel tono con... Un attimo, cosa hai detto? Riuscirete a pagarmi 100 volte l'affitto? Ho capito bene. Va bene, tornerò fra un anno allora, se non pagate siete fuori. Può dormire sonni tranquilli, Nia. Troveremo quel denaro. Oh no, Gibanyan, non ci posso credere. Chi ti ha autorizzato a fare le veci di Nevina? Per mille giravolte, dove troviamo 100 milioni di euro adesso? 100% non fa 100 milioni, come sanno. Questo non cambia la situazione, Gibanyan. Era veramente agitato in quel momento. Ma perché dirle 10 volte tanto? Dici, guarda, la prossima volta te ne do 1000. Cioè, vabbè, non prendere mai più decisioni a posto di Nevina. Sono stato chiaro? Vabbè, se proprio non va bene. Che faccia che hai, Whisper, del più bianco del solito? Dai ragazzi, cosa sono quelle facce? Vedrete che troveremo una soluzione. Cazzatissimo, Whisper, oh. Ragazzi, che volete fare? Beh, in effetti Gibanyan sì, sarebbe molto più forte di loro. Però non so di Komasan. Forse no. Riflettete un attimo, non credete che la nostra priorità ora sia un'altra? Se veniamo cacciati da questo posto perderemo tanti ricordi felici. Non solo. Probabilmente smetteremo persino di essere Blasters. Questo è il monologo che fa DiCaprio. Con la faccia di Gibanyan. Vi ricordate quella puntata? Ma di che stai parlando, scusa? Avete capito bene, io non voglio perdervi, amici. Vabbè, al limite sotto un ponte, fate lì la base. Ci stanno le fogne di Valdoro, le fogne di Yo-Kai City. Cioè, alla fine un posto lo trovi, dai. Ricordatevi quanto ci siamo impegnati insieme al Sergente Quadro finora. Non permetterò niente a nessuno di rovinare la nostra amicizia. Allora, cosa mi dite, ragazzi? Siete con me? Non proprio. Non hai tutti torti, anche se... Secondo me ha ragione lui. Esattamente, caro Komasan, non vogliamo rinunciare a questa vita, Nia.
Resta soltanto una cosa da fare, trovare il denaro oppure andarcene via. Beh, la motivazione non ti manca, questo te lo concedo. Va bene, mi hai convinto, sono con te, Gibanyan. Però non sappiamo dove cercare i soldi. Come faremo? Dove lo troviamo 1 milione di euro? Questo qua aumenta ogni volta il prezzo. Ho un'idea, chiediamo al sergente Quadro, lui saprà come aiutarci. Allora, sergente, che ci dici? Potrei avere la soluzione che farebbe al caso nostro. Oh, davvero? Allora illuminaci, sergente Quadro! Che bello! Vi spiego di cosa si tratta. Qualche tempo fa ricevetti una strana richiesta. Venni contattato da un cercatore di tesori. Ah, da un cercatesori, colpa mia. O almeno questo è ciò che disse lui. Stava cercando compagni d'avventura per andare a cacciare i tesori. A cacciare i tesori per 1000 giravolte! Sento già il profumo del denaro. Bene, che stiamo aspettando allora? Andiamo subito. A dire il vero, ho sentito dire che questo cercatesori sia un po' inaffidabile. È proprio per questo però che non possiamo lasciarlo da solo. Va bene ragazzi, sembra che ci aspetti un'altra avventura. Let's go, Poggers! Piacere di conoscervi, Blaster Stee. Sono qua per conto del comitato di tesori. Ah, quindi Blaster Stee è il nome proprio. Ah, ok. Beh, dal giapponese non l'avevo mai tradotto, mi pare, quindi non mi sono mai fatto un problema. Mi presento, il mio nome è Indiana Squalones. Wow, mi sento già il tesoro in tasca? Io le tasche non ne ho. Deduco che abbiate percepito subito il mio grande carisma. Attento! Wow! Scusami, avevo visto un serpente dietro di te. Lui sì che è coraggioso. Ebbè, il coraggio è un'abilità fondamentale per un cercatesori. Qualcuno deve aver perso una corda. Voi che dite, ragazzi? Stai mettendo in dubbio la mia abilità di cercatesori per caso? Signor Squalones, c'è un serpente dietro di lei. Wah! Vabbè, non posso urlare, sennò mi partono le corde vocali. È impazzito per caso? Ehi, amico, fermati! È impazzito. Il nostro nuovo amico è sicuramente carente in quanto a calma. Le battute di Whisper sono adattate in modo che non facciano ridere volutamente. Sì, un po' me l'aspettavo. Anche negli altri giochi è sempre particolare. La natura è piena di pericoli, serve coraggio per affrontare tutti e superarli. L'ho imparato dai film che guardavo ogni giorno, spaparanzato sul divano. Wow, questa è la prima avventura anche. Bene. Quindi questo tizio è soltanto un principiante? Freno la lingua, gatto! Sappi che ho un'infinita conoscenza dell'avventura. Ho imparato ciò che so dai film che ho visto. Mai sottovalutare il cinema. Cosa facciamo adesso, ragazzi? Siamo punti a capo ora. Beh, immagino che dovremmo cercare un altro aiuto. Molto bene, vorrà dire che dovrò convincervi con questa. Che cosa? La mappa del tesoro. Ecco a voi la mappa del mistero. Wow! Non posso dirvi dove l'ho trovata, almeno per ora. Questo tizio è troppo enigmatico per i miei gusti. Ah, siete davvero curiosi? Molto bene, vi spiegherò tutto allora. La mappa che vedete mi è stata data dal mio amico Scavulcaniano. Quando ancora andavamo a scuola, parlavamo spesso di tesori preziosi. Casualmente poi, dopo essere entrato nel comitato, lessi un articolo. Chiunque troverà il tesoro dell'isola verrà ricompensato a dovere, diceva. Ma allora, il sergente Quadro mi ha detto che avete bisogno di soldi, non è vero? Chi non ne ha bisogno? È deciso allora, andremo insieme sull'isola del mistero. Beh, immagino che dovremmo unirci a lui allora. Per 1000 giravolte, che emozione! La prima missione per i nuovi Blaster Stee, allora. Ora c'è il test di Indiana Squalones. Cosa si fa? Si fa un labirinto mini. È il tutorial dove è impossibile perdere. Poi, a proposito di Puni Puni, oggi è uscita. O ieri o oggi è uscito. Sì, però. Pester. Per un pelo. Come cavolo si chiama? Velenotto. Che tra l'altro è il mio yokai preferito, Brenotto. Vediamo un po', diamogli lo scudo. Dio, scudo livello 5, wow. Sono super protetto, facciamo il Perry. Io mo ho ricominciato a giocare a Puni da un paio d'anni, ormai che ci gioco quasi tutti i giorni. Adesso non lo sto neanche più accendendo perché non mi interessa l'evento. L'ho giocato un po' fino al livello 20, ieri, mi pare che ieri sono entrato, oggi ancora no. Ho ancora la pelle di squalo, tra l'altro, non la pelle d'oca. E anche questa volta i Blasters non deludono.
Credo che riuscirete a lottare alla pari anche con quella famiglia. Famiglia? Fast and Furious 10 sarà con i Blasters. Oh niente, non fate caso a quello che ho detto. Forza, la strada per l'isola è ancora lunga, ne parleremo mentre andiamo. Coraggio, Blasters T! Che differenze ci sono tra spada e, Magnum? Italiano Magnum. Allora, alcuni yokai che si trovano, qualche boss, credo, particolare. Non so. Io ho giocato Magnum, ho fatto la serie, ma non ho mai approfondito i giochi. Anzi, alcune cose che mi ha detto Manu, alcuni boss che io non conoscevo neanche. Guardate quest'acqua così limpida e questa sabbia così soffice. Qui sabbio mi sa che ci sta alla grande. È tutto così tropicale, che bello. È un vero paradiso. Useremo questa spiaggia per ricostruire un accampamento Blasters. Sono così eccitato, mi è tornata la pelle di squalo. Ancora con la pelle di squalo, eh? Che succede? Ah sì, questa parte, questa qui ragazzi è una cosa stupidissima. Ora vi spiego anche una cosa che ho detto prima. Guardate, c'è un sentiero, potrebbe condurre verso il centro dell'isola. Andiamo in esplorazione, yeah! Bene, mi sembra che siete tutti pronti. Esploreremo innanzitutto la giungla alle mie spalle, forza, andiamo! Ti piace Yo-Kai Watch Blasters 2? Certo. Incredibile! Che succede? Ecco, questa parte qui ora. Quel percorso lì che abbiamo fatto ora è un punto di caricamento. L'hanno mascherato come strada. Ma che miavolo! Cos'è questo posto? Ah, tra l'altro la porta sfondata lì. Per mille giravolte! Che scoperta incredibile, sembra un qualche tipo di altare. Ah, guardate qua, questa potrebbe essere una serratura. Ci saranno yokai rari? Certo. Oh, la porta sul retro è rotta. A quanto pare abbiamo la strada libera. Che poi potevano passare a fianco alla porta rotta, cioè è aperta. A fianco è aperto. Sento odore di avventura, amici miei. Al lavoro, Blasters! Ora, la cosa che ho detto prima di Whisper che si è arrabbiato con Jibanyan, che gli ha detto con te faccio i conti dopo, è effettivamente una frase giapponese, la stessa più o meno. Ma non ho capito, se Whisper non sapeva che Jibanyan aveva incasinato tutto, perché ha detto con te faccio i conti dopo? È proprio scritta male, proprio, dalla fonte. Non capisco perché. Dovrete fare attenzione, la strada sarà piena di pericoli e di sorprese. Tuttavia ho fiducia in voi, sono sicuro che ce la farete. Andiamo. Ci sono i boss di Yo-Kai Watch 3? Sì. Sì, c'era Zazelmer. Che però c'era anche su primo Blasters. Vabbè, ci sono comunque sia i boss di Yo-Kai Watch 3. Sì, perché c'era anche... Immagino risvegliato. Quindi c'era. C'è. D'ora in poi i Kobe saranno più insidiosi. Da soli sarebbe rischioso. Per questo adesso potrete portare qualche amico con voi. Uno. Allora, rovina il tesoro, il primo boss. Vai, c'è una cicala. No, cicabile questo è. Sono entusiasti anche loro. Bambaraglia, proprio. C'hanno una voglia questi di andare in missione. Cioè, il primo vero boss. Che è? Oh, samurai! Questo è Miyamoto. Com'era che si chiamava? Musashi Miyamoto. Oh, cicabile. Mamma mia, l'ho devastato alla fine. L'ho scoppiato. Conosci Adventure Time? Certo che conosco Adventure Time. Chi è che non lo conosce? La famiglia, come dice Papa Padrino. Esatto. Ottimo lavoro, Blaster. Sono stanchissimo. Siamo solo in due. È per questo che d'ora in avanti potrai portare altri due amici. Era ora. Ok, facciamo il secondo. Ah no, aspetta, fermati. Faccio l'errore che ho fatto l'altra volta. Durante le prove ho fatto un errore assurdo. Tipo, non ho messo nessun compagno per affrontare Master Ceffo. Mi ha devastato. Sì, Random Shiny Jirachi. Yo-Kai Watch sta a 100 euro. Purtroppo, fisico. Ma se lo compri dall'eShop del 3DS, vai tranquillo, costa 40 euro.
Yatsu, che nome. Ah, taglia tutto, taglia. Oh, da dietro, hopla. No, via, via, via. Aio. Ah, non neanche troppo, dai, ho esagerato, dai. Era esagerato. Ragazzi, blocchiamolo. Grandi. No, ok, 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 ok. Guarda un po' che fa. Hopla. Uno. E ora... No, leva, 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 leva. E due... Vai. Un, due, tre. Un, due, tre. Buono. Ti sei ricordato il trick degli strumenti contro Master Cesso? Sì, vabbè, è facile questo. È più facile di quello che abbiamo su Yo-Kai Watch 3, lo sai? Ma... No, così era, scusami, ecco. È più facile, non lo so perché. Master Chef mi fa scendere una lacrimuccia. Ricordo che fu uno dei primi yokai di cui conoscemmo il nome prima della release grazie agli ultimi eventi di Weeble Wobble. Ah, è vero, c'era anche su Weeble Wobble. Perché, Capitan Tuono? È stato un gioco da ragazzi, anche se mi sono stancato troppo. Voglio andare in spiaggia. Ma abbiamo trovato ancora alcun tesoro. E se in questo covo non ce ne fosse neanche uno? Non abbiate fretta, sono sicuro che su quest'isola ce ne siano tantissimi. Forza ragazzi, non gettate la spugna! Siamo solo all'inizio. Bene, non vedo l'ora di scoprire cosa si cela in fondo al covo. Avete sconfitto parecchi nemici, anche molto forti. Vi state impegnando molto. Tuttavia i nemici sono tanti e saranno sempre più potenti. E sarà... Sì, fate attenzione. Stavo rileggendo, mi sono sbagliato col commento. Proprio per questo qui per voi uno strumento molto utile. Uno strumento? Il Magnum Yokai. Allora, ci sono tre armi in realtà qui. Spada, Magnum e fucile. Ok, no, com'era che si cambiava? Vabbè, niente, dammi punti prima. Giusto, prima ci vogliono i punti. La Magnum Yokai è efficace contro ogni nemico. Qualche volta però il nemico potrebbe puntarvi. E se mi punta il ferro glielo punto anch'io, non è che... Facciamo come su Boondox, i due napoletani. Lì sono afroamericani, però localizzati ai napoletani. Magunamu Modo! Ma era acqua, perché non... Non andava. Andava poco, andava. Altro scudo che protegge 22. Ma vai, su dentro strello. Bravissimo, fratello. E vabbè. Che schivata al pelo. Sei incastrato? Oh, ti do una mano. Eccolo. Non me l'ha dato? Perché no? No! Si è ripreso. Maledetto. Cavolo. E levati, Gibanian. Si è ripreso, mannaggia. Ma lo prendo? Eccolo ora. Non lo so. Non lo so. Si è rotto. Si è rotto. Non me l'ha fatto. Vabbè. Chiave tempio. Vai. La chiave che abbiamo trovato nel covo, dove potremmo usarla? Forse in una qualche serratura? Ah, giusto. Una serratura? Giusto, proviamo quella serratura al centro dell'altare. Vediamo un po'. La dimensione e la forma sembrano combaciare perfettamente. Ottimo, forza Gibanian, prova a girare la chiave. Va bene. Uscirà Yo-Kai Watch 5? Ah, vediamo... Il 30 settembre c'è il Tokyo Game Show col pannello di Level 5. Io me lo guardo. E vediamo quello che succede. Ci sarà sicuramente Megaton Musashi.
perché devo uscire. Quindi vediamo che cosa ci raccontano a quel panel. A fine mese, però, speriamo che ci sia qualcosa di bello. Yo-Kai Watch 4 uscirà nel 2023? Boh. Che diamine è successo? L'isola si è trasformata! Guardate, sembra una specie di passaggio segreto! Che la famiglia ha trovato prima di noi. L'isola si è movente di Billy il vagabondo. Signor Squalanes, sa di cosa si tratta per caso? Immagino che sia ora di raccontarvi la storia su Billy il vagabondo. Questa leggenda risale a tanti anni fa. Billy il vagabondo era un pirata dell'epoca dei grandi viaggi yokai. Un giorno Billy vinse una scommessa. Il premio era un'urna, ottenuta dall'uomo che aveva sconfitto. Era la famosa urna del tesoro infinito. Il pirata derise l'uomo che aveva appena perso il suo unico tesoro. Ma quella stessa notte... Uno yokai dorato comparve all'improvviso. Billy capì che la leggenda del tesoro era vera. Seppellisci il tesoro nella terra che troverai, gli disse il mostro. Billy e il suo equipaggio partirono dunque alla volta del mare aperto. Viaggiò in lungo e in largo. Ad un certo punto scorse in lontananza una piccola isola e si diresse subito verso di essa. Non importa quanto grande sia, dobbiamo costruire più strutture possibili. Fu così che creò un'isola semovente. Si dice anche che Billy, accecato dal desiderio, iniziò a cercare il tesoro dell'isola. Si addentrò fin nelle parti più nascoste dell'isola, senza tuttavia mai fare ritorno. Secondo la leggenda, Billy sta ancora vagando per i sotterranei dell'isola. E questo diede vita alla grande era della pirateria. Bene ragazzi, come abbiamo visto, l'isola ha la capacità di trasformarsi. Saranno comparsi di sicuro altri covi, quindi dovete essere pronti a tutto. Sono sicuro che non avremo problemi, niente è impossibile per i Blastersti. Questo è ciò che volevo sentire, non vedo l'ora di rivedervi all'opera. D'ora in avanti avremo un altro compagno d'avventura. Un nuovo amico, Overnian! Ah, Mauro Beck. Becca morti. Ragazzi, vogliamo provare un attimino quelli che stanno giocando la 3DS se si connette? Poi seleziono il covo, ero già pronto. Andiamo! Oh yes! Yes! Ti piacciono i Digimon, Andre? Sì, abbastanza. Più le canzoni dei Digimon. Più che... Sì, la serie animata è la prima. Solo quello ho visto, purtroppo. La ROM pensavo che era roba da PC. Allora, la ROM è sia per il PC sia per il 3DS. Tranquillo. Per entrambi, sia Citra che 3DS. Spiego prima per Citra perché è più veloce il metodo. Invece per 3DS è un po' più lungo, più complicato. Però per entrambi. GG a chi ha il Fudo, sì. Magari mo non è uno dei nostri in live, si ristacca e ci fa perdere. Lo percuoto però, lo vado a cercare. Bene bene ragazzi, subito... Funziona quindi, magari a fine serie, anche prima, facciamo qualche partitina. Si può scaricare sul telefono, sì, ma non so come funziona Citra da telefono. Oh, le scale, ragazzi, fate paura a trovare scale, ehi. Rotam, qual è il tuo genere di videogame preferito? RPG e platform. Galactian. Coso coso. Oh. Io dico, ah, occasione, vai. No, niente. Prima non ti sa perché, che cosa è successo. Se l'abbiamo sconfitto proprio mentre premevo il pull, la Clessidra, oppure no. Qua niente. Qua proprio distrutto in un attimo. Ragazzi, funziona.
Funziona, però non possiamo far, non posso farla così con quelli che mi arriva con Fudo mio e mi distrugge tutto. Aspettate, voglio venire anch'io dopo con voi d'ora in avanti. Vai, Komo-san. Adesso però voglio unirmi a voi per affrontare nuovi covi. Arrabbiato. Andiamo con l'ultimo covo, con l'ultimo livello del Tempio di Misteria. Sacrifica albero. Figo come nome. L'ho visto che è andato KO. Ah, ma è un albero da rituale questo. Quello che ci hanno messo la... il talismano, ma non ha funzionato. Ho paura che sia forte questo, eh. Madonna. Sì, preso neanche per sbaglio, però, Andre Link, eh. No, ragazzi, non gli sto facendo nulla. Cazzuola. È forte. Oh, mi rianimi come giro? Oh. No, ragazzi, devo farlo. No, devo fare il forzatore blaster. Sono facili boss. Sono facili, Andre Link, sì. Coglione che sono. va quel paese, la spadina. La spadina da giocattolo mi dà. A parte che non sono neanche salito di livello poi. Potevo salire di livello. Un'altra chiave, niente-astico. È stata una fatica, cioè, ma finalmente ora possiamo entrare in un altro covo. Ben detto. Forza, andiamo all'altare e usiamo la chiave. Cos'è questa nebbia viola? Non saprei, inizio a sentire le vertigini. Anch'io non mi sento molto bene. Cosa sta succedendo qui? Ma è Vegeta il doppiatore? No, Maddy, di Yo-Kai Watch 4 ci ho fatto un video, però non so se stanno traducendo Yo-Kai Watch 4, quelli di Snack World o qualcos'altro. Loro hanno detto generico gioco giapponese, però dovrebbe uscire Yo-Kai Watch 4, visto che 2 anni fa hanno detto che lo portavano anche in Occidente, quindi... Ma voi siete... Giacomiao! Ah, ok, ho capito. Ma vediamo gli altri, se veramente ho capito quello che avete fatto. È colto nel segno. Noi siamo la famiglia Bundori. La famiglia Bundori? Esatto, se ben ricordate, dopo il vostro test menzionai una famiglia. Si tratta di ladri tesori con una pena di 10.000 anni di prigione da scontare. Questo me lo ricordo perché l'ho tradotto. Quindi sono dei ricercati? Esatto, stanno scappando dalla polizia per evitare di essere arrestati. 10.000 anni! Devono aver commesso reati orribili! Morte e distruzione. Rapigatto. Ah, ok. Di certo non tocca a voi stabilire se siamo cattivi o meno. Vi ruberemo ciò che avete di più caro. Cari miei cercatesori. Felicomico. Ah, siamo gatti troppo in zampa per voi. L'avete capito, ragazzi? Sì. Felina, ci sta. Oh, basta con queste battute. Nanna, perché non dici qualcosa tu? Malva. Ah, però ci sta, eh. Non credo che ce ne sia bisogno, cara, saranno solo degli sciocchi. Felina, sei sempre così impertinente nei confronti del nostro amato padre. Aveva già capito che questi Blaster Steel sarebbero venuti qua. Oh, padre, quanta esperienza ci trasmette ogni giorno. Eh sì, perché il padre fa le battute da papà, no? È giusto. Comunque, alla chiave pensate voi, vero? Ho ancora lo smalto fresco. Effettivamente, ragazzi, Giacomiao è un nome che darebbero i localizzatori di Level 5, perché non è gli italiani che scelgono solo il nome, ma c'è anche coinvolto Level 5 dal Giappone, eh? Come per Pokémon. Ehi, questa chiave l'abbiamo trovata a noi, giù le zampe! Potete star certi che non riuscirete mai a rubarcela.
Non dovrei rovinarti lo smalto, sorella. Ecco, lascia fare a me. Lui si chiama Spatti in giapponese. Rapicatto però mi piace come nome. Non è possibile. Oh, ero convinto di riuscire a proteggerla. Ah, perché gliela ruba a distanza. Tipo Ban. Sei fuori strada se pensi di essere veloce quanto Rapicatto. In ogni caso, sembra che questa chiave contenga un segreto. Un segreto? Su quest'isola i covi compaiono solo girando delle chiavi su questo altare. Giacomiao perché leopardi, vero? Scommetto che è quello il motivo. E con questo? È molto semplice, questa chiave ora la useremo soltanto noi. Forza, ormai non potete più opporre resistenza, è giunta l'ora di arrendervi. E in quanto a te, Indiana Spolones, c'è una cosa che dovresti sapere. Come fai a sapere il mio nome? Non esiste nessun comitato dei tesori, sai? Quell'articolo l'abbiamo scritto noi. Grazie mille per l'aiuto, mio caro. Ci hai risparmiato molta fatica rubando tu stesso la mappa di quest'isola. Rubando. Ah, l'ha rubata? La prossima volta ti conviene controllare meglio gli articoli che leggi. È tutto, ragazzi. In quanto a voi, sciocchi, è ora di sparire. E cos'è, tifone spaziale mistico? Ama letteratura e ha paura dei giudizi di suo padre, cercando di far sempre colpo su di lui. Come Giacomo Leopardi. Mio perché è un gatto. Ci ho preso allora. Giusto, giusto. Per spiegarlo a tutti. Certamente, ci sta. Oh, state bene, ragazzi. Shibata! Quanto bello il giapponese, guarda. Ora va meglio, solo che prima non siamo stati in grado di combattere. Con un potere del genere non mi stupisco che siano ladri affermati. Per mille giravolte l'isola si sta muovendo! Non riesco a rimanere in piedi! Ah, bello ora. Mancano tanto e Kathleen. Kathleen sono curioso. Però la scopriamo tardi, la scopriamo però. E allora? Oh no, la famiglia Bundori deve aver girato la chiave. Da che decapitolo? Al terremoto? Che guaio, come faremo ora a tornare nei covi? Siamo fregati ormai, non c'è più niente da fare. Potete andarci, la strada è aperta. Non possiamo arrenderci ora, dobbiamo escogitare un piano. Un piano. Gattalina. Ah, non male come nome, eh. Niente ragazzi, per ora fermiamoci qui. Allora, pensavo ci fosse la slot, ma non c'è. Raga, ad ogni modo vi ringrazio per essere passati. Tantissimi kudos al Game Patching Team per questa ROM, per questa patch che è... Per il momento è fenomenale. Per il momento è perfetta, c'è tutto. Ho letto anche il log, hanno detto che aggiungeranno anche le altre grafiche con le prossime release, quindi ragazzi, mi raccomando. Raga, ci vediamo domani allora col video. Bye bye.